E di nuovo buongiorno, ancora qui terza giornata Maker Faire Rome European Edition, padiglione di Sanofi Genzyme, quello live, scienze della vita. Stiamo raccontando Make to Care, il contest per andare oltre la disabilità, decine di progetti concorrenti, 8 finalisti, 2 vincitori che di fatto voleranno in Silicon Valley, un progetto che insomma vede tanti partner che hanno di fatto aderito a questa iniziativa. Noi in questo ultimo collegamento qui dalla fiera, in questa domenica molto soleggiata a Roma, vogliamo incontrare tutti i progetti finalisti. Il primo che incontriamo di fatto è un progetto che ha sede a casa nel luogo dell'innovazione per eccellenza, l'Istituto Italiano di Tecnologia, una realtà che, possiamo dirlo, ci invidia mezzo mondo, nel senso che ci sono 57 nazionalità rappresentate, 1 migliaio di ricercatori, diretto come direzione scientifica da Roberto Cingolani, e qui incontriamo Chiara Martolini con ABBK. Che cosa è questo progetto che si rivolge a un target, diciamo, genitoriale, ma guarda ai bambini? Sì, è un progetto che parte dal problema fondamentale del bambino, che non riesce a percepire bene i suoni intorno a sé e di conseguenza allo spazio in cui si muove. Quindi con ABK abbiamo pensato di favorire la riabilitazione spaziale del bambino con disabilità visiva, dando uno strumento semplice e innovativo sia al bambino che per il terapista. Ti interrompo perché noi ti abbiamo in realtà intervistato prima della fiera e prima anche dell'evento finale, e ci hai raccontato cos'è ABK in una logica molto da start-up, quindi in un pitch di neanche un minuto, in questo videomessaggio che chiedo alla regia di mandare a BK nel videomessaggio di Chiara. Ciao, sono Chiara Martolini, ho 28 anni, sono toscana, ma vivo e lavoro a Genova all'Istituto Italiano di Tecnologia. Questo è ABK, un kit per la riabilitazione dei bambini con disabilità visiva. Si tratta di un braccialetto sonoro che può essere usato dai bambini non vedenti in giochi come Un 3 Stella e Ruba Bandiera. Nel kit troviamo il braccialetto sonoro, un set di altoparlanti sensorizzati e un'applicazione Android per smartphone che può essere usata per controllare gli altoparlanti oppure per selezionare il suono del braccialetto. Ad esempio, io ho utilizzato il suono dell'acqua. ABK non è solo un gioco, è uno strumento per riabilitazione. Infatti, a differenza di quanto si possa credere, le persone con disabilità visiva hanno problematiche nell'orientamento spaziale fin dall'infanzia. Grazie ad ABK, i bambini non vedenti migliorano le loro capacità spaziali. Allora Chiara, ce l'hai anche proprio mostrato nel videomessaggio questo braccialetto sonoro. Quali saranno i prossimi passi per l'implementazione? Allora, sicuramente dobbiamo finire completare la fase di validazione del kit. Siamo proprio in procinto, quindi manca proprio poco. Stiamo per raggiungere il passo finale, lo step finale di autocertificazione e marcatura CE. Dopodiché lo vorremmo vendere, quindi a nome di IT partirà la distribuzione inizialmente su richiesta e poi vediamo se il prodotto ha successo, spero di sì. Un altro dei progetti, grazie intanto Chiara, che sono stati finalisti a questa edizione Make to Care 2018, è un altro progetto che ci integra di fatto soluzioni innovative per andare oltre la disabilità, si chiama Smart Eyes. Vediamo il contributo in questo videomessaggio che ci racconta questo progetto. Detto che sto portando alla Make to Care. Ciao, sono Lorenzo Riggi, vengo da Siracusa in Sicilia, ho 20 anni e studio ingegneria elettronica al Politecnico di Torino. Il progetto che sto portando alla Make to Care si chiama Smart Eyes. Smart Eyes permette alle persone affette da tetraplegia o paraplegia di controllare casa propria in maniera autonoma. Smart Eyes, grazie al movimento degli occhi, permette di controllare alcune semplici automazioni in casa, come la luce, la temperatura del termostato o il canale della televisione.
E lo avete ascoltato, lui era Lorenzo Riggi con Smart Eyes. In questi collegamenti di questi 3 giorni dalla Maker Faire Roma European Edition abbiamo ospitato e ci hanno supportato i ragazzi brand reporter dell'Università Tor Vergata. Barbara, tu sei già pronta con loro, insomma a te la linea. Ho già detto, in questi giorni non siamo stati soli in realtà in questa fiera, perché ad aiutarci sono stati 7 ragazzi dell'Università di Roma Tor Vergata. Loro sono studenti di un master in comunicazione e media, sono stati un po' i nostri occhi, le nostre orecchie in giro per questa fiera, perché hanno intercettato anche loro le storie, i progetti dei maker protagonisti della fiera. Li vogliamo presentare, vogliamo raccontarvi anche le loro storie. Io sono qui con Alessandro Allevi, studente del Master in Comunicazione e Media dell'Università di Roma Tor Vergata. Allora Alessandro, raccontaci un po' di te, raccontaci anche come hai vissuto questa esperienza in fiera. Allora, assolutamente un'esperienza bellissima, perché ho vissuto, insomma io vengo da una triennale in scienze della comunicazione, quindi qui ho vissuto molto bene il lavoro a stretto contatto con la comunicazione. Quindi ringrazio veramente il Master in Economia e Gestione della Comunicazione dei Media di Roma Tor Vergata, che mi ha dato questa possibilità di lavorare con voi, con Sanofi, per questo ruolo di Brand Journalism. Grazie, grazie mille ad Alessandro. Giampaolo, passo a te la parola per continuare a conoscere i progetti finalisti di Make to Care. Grazie Barbara, noi proseguiamo questa carrellata nei progetti finalisti, gli 8 progetti. Sapete che la forza di Make to Care è che va di fatto a rispondere a dei bisogni concreti dei pazienti, che poi sono segmentati sulle varie famiglie che popolano anche le necessità, quindi vanno a colmare dei bisogni specifici. Noi incontriamo ora il progetto Tascabile, ed è proprio tascabile questo progetto, perché di fatto è un kit per smartphone e tablet. Ci racconti meglio in cosa consiste Tascabile? Ma Tascabile è un'app che aiuta a comunicare alle persone con difetti di comunicazione. Può essere anche applicata in altri campi. Fondamentalmente è nata per l'autismo, in quanto i nostri ragazzi, che non sono così pochi come può sembrare, ma siamo a livelli di quasi un 4% su bambini piccoli, e quindi non è più una cosa rara, ma una cosa abbastanza importante, e riusciamo a fare in modo che ci sia un'interazione maggiore con le famiglie, con gli insegnanti e con i terapisti grazie a questo sistema. Interazione quindi con l'ecosistema in cui il bambino si inserisce. Ci ha raccontato anche altri elementi di questa intuizione che poi è diventata tecnologia in questo videomessaggio proprio per Make to Care 2018. Lo ascoltiamo. Ciao, sono Sonia Zen del team ANXA, ho 61 anni, sono di Bassano del Grappa, sono la presidente ANXA Veneto e lottiamo da anni per la difesa dei diritti delle persone con autismo e che sia riconosciuta la specificità di cura. Il progetto finalista a Make to Care 2018 consiste in un'app che abbiamo chiamato Tascabile, gratuita per smartphone e tablet Android, che si pone l'obiettivo di favorire e facilitare l'apprendimento e la comunicazione spontanea di persone con difficoltà nella comunicazione e organizzazione. L'utilizzo di ausili tecnologici nella comunicazione aiuta i deficit comunicativi in modo veloce e interattivo. Accorciare i tempi per comunicare aiuta le persone con difficoltà nella comunicazione a utilizzare questi ausili per una migliore inclusione sociale. Abbiamo ascoltato Sonia Zen. Allora, i prossimi passi di questo progetto? I prossimi passi sono farci conoscere il più possibile e aiutare le persone, ma soprattutto poter avere accesso anche al sistema iOS, che è di Apple, che per il momento non c'era accesso. Quindi di conseguenza siamo limitati agli Android. Potrebbe essere molto importante anche chi ha l'iPad o chi ha l'iPhone poter usare il nostro progetto. Uno degli elementi chiave di Make to Care sin dalla nascita è proprio questo concetto di open source, dell'apertura delle piattaforme e della usabilità delle piattaforme. In questo senso rientra anche PalPrest, il dispositivo indossabile proprio open source per l'autopalpazione. Ci racconti meglio questo progetto?
Allora, intanto il progetto l'abbiamo sviluppato in quattro. Io, Licia Di Pietro, che mi ha accompagnato qui a Roma, e il ricercatore dell'Università di Pisa del Centro Piaggio, Carmelo De Maria, e la professoressa Artia Lualia. E questo progetto nasce all'interno di un progetto europeo che si chiama Ubora, che punta proprio alla creazione di dispositivi medici open source, pur non rinunciando agli standard di sicurezza qualitativi europei. Attenzione, qui noi parliamo di standard di sicurezza qualitativi, quindi l'importanza di stare attenti anche sulle misure di sicurezza, però in un'ottica aperta e in un contesto europeo. Collaborativo, appunto. E il nostro dispositivo quindi nasce all'interno di questo progetto perché hanno delle mission comuni e cerca di fare l'autopalpazione nelle donne. Non ci dire altro, perché abbiamo fatto un videomessaggio nel quale ci hai raccontato anche tu in un minuto, un mini pitch, in cosa consiste PalPrest. Lo ascoltiamo. Ciao, sono Lucia Arcarisi del team PalPrest, ho 26 anni, vengo da Caltanissette e sono attualmente tesista magistrale del centro di ricerca e Enrico Piaggio dell'Università di Pisa. Il nostro progetto finalista, Make to Care 2018, consiste in un dispositivo indossabile, semplice e sicuro per l'autopalpazione del seno, sviluppato con approccio open source all'interno del framework del progetto europeo Ubora. L'autopalpazione è uno strumento efficace per combattere il tumore al seno, ma purtroppo è poco praticata. Il nostro device è un corpetto che si adatta al seno tramite un sistema di gonfiaggio che, applicando una pressione, simula il movimento della mano. Un tessuto sensorizzato in grado di rilevare la differenza di pressione riconosce l'eventuale presenza dei noduli, che risultano essere molto più rigidi del tessuto sano. Il feedback al paziente viene mostrato tramite un'interfaccia grafica intuitiva appositamente progettata. Allora, i prossimi passi di questo progetto, tu tra l'altro fai ricerca all'Università di Pisa, sei basata a Pisa, pur essendo siciliana, ma quali passi vi aspettano per questa progettualità? Allora, i prossimi passi ovviamente saranno quelli di migliorare intanto il prototipo, cercando di svilupparlo fino a un possibile commercio, quindi ottimizzandolo e creando un'interfaccia mobile, e poi testare il dispositivo su donne che presentano il tumore al seno, quindi per cercare di migliorare il prototipo, che ad oggi è testato soltanto su dei fantocci, su dei phantom di seno creati in laboratorio. Grazie, complimenti per il vostro progetto, ripasso la parola a Barbara per incontrare ancora i nostri brand reporter. Paolo, come detto, Sanofi insieme a Università di Roma Tor Vergata hanno dato la possibilità agli studenti di un Master in Comunicazione e Media di vivere con noi la fiera in questi giorni. Conosciamoli, conosciamo meglio le loro storie. Io sono con Alessia Scacchi, studente del Master. Alessia, raccontaci un po' come hai vissuto questa fiera, che esperienza è stata per te? Guarda Barbara, a me piace molto il mondo del backstage, quindi è stata un'esperienza interessante per vedere come si lavora dietro le quinte, per vedere come funziona una diretta, quindi sì, è stata un'occasione per vedere come il lavoro, il grande lavoro che c'è dietro questa grande organizzazione. Esatto, un grande lavoro, una grande organizzazione, perché i brand reporter in questi giorni di fiera sono stati in giro per i padiglioni, per gli stand, a intercettare le storie, i progetti innovativi dei maker nell'ambito sempre della salute e dell'healthcare. Continueremo a conoscere le loro storie sempre nel corso del collegamento. Gianpaolo, ti ripasso la parola per continuare a conoscere i finalisti di Make to Care. Sì, siamo a metà di questo viaggio con questo collegamento. Noi adesso andiamo a scoprire un altro progetto, si chiama Dike, ce lo racconta Fabrizio Casellato. Fabrizio, Dario, sgira lì, eccolo, Dario Codispoti, da dove arrivi? Vengo dal Politecnico di Torino, il mio team è un team di studenti di ingegneria. Il nostro progetto dunque consiste in quello di creare una piattaforma software per l'aiuto delle persone cieche e ipovedenti, quindi applicazioni che possono andare dal senso ludico ma anche per migliorare la loro vita, come ad esempio un'applicazione per un bastone per i ciechi e storie così. Ti interrompiamo perché ci hai dato anche altri elementi legati a questo progetto in questo videomessaggio che ci guardiamo insieme. Ciao, sono Arianna del team Novislab, ho 22 anni e vengo da Torino.
Il nostro progetto finalista Make to Care 2018 consiste in un dispositivo hardware connesso allo smartphone che permette di giocare grazie a feedback audio e tattili. Il nostro progetto nasce per permettere alle persone ipovedenti e non vedenti di giocare oltre le proprie limitazioni fisiche, per rendere accessibile il mondo digitale e creare un nuovo concetto di realtà virtuale totalmente immersiva dal punto di vista audio e tattile. Secondo noi la formula per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità grazie alla tecnologia è lavorare a stretto contatto con loro, cercando di comprendere a fondo quali sono le problematiche che sono costretti ad affrontare tutti i giorni. Allora, avete ascoltato Arianna, il team è composto da sette futuri ingegneri, spero presto, insomma, ingegneri del Politecnico di Torino. Quali saranno i prossimi passi? Beh, i prossimi passi saranno certamente continuare l'implementazione e continuare il confronto con i nostri utenti, così per capire qual è lo spettro di utilizzo e di bisogno, così da poter appunto strutturare le app appositamente. Questo è un elemento importante, i progetti non sono chiusi, non sono a sé stanti, ma si migliorano attraverso i feedback, quindi i riscontri della community che poi li deve testare di volta in volta. Cambia anche un po' il concetto di progettualità. Sì, certamente. Infatti noi siamo in collaborazione con la WIC, che è l'Unione Italiana di Ciechi e di Ipovedenti, e sono loro stessi a testare i nostri prodotti e a dire quali sono i miglioramenti da apportare. Quindi sì, naturalmente si va a creare una perfetta sintonia per poi un prodotto finale che è appunto specificatamente progettato per loro e anzi progettato da loro stessi. Allora, migliorare la qualità di vita significa anche monitorare gli standard anche legati ad alcune patologie che sono anche molto diffuse. Noi parliamo del caso dell'ambito del diabete e le persone con diabete, sapete che in Italia sono oltre 4 milioni, noi con Sanofi Italia realizziamo tante iniziative di racconto anche di quelle che sono la vita, la quotidianità delle persone con diabete. Qui in questo caso ci rivolgiamo ai bambini e al monitoraggio dei livelli di glicemia. Il progetto è stato presentato da Fabrizio Casellato, presidente di B Italia, e si chiama DB Yagi. Vediamo prima il video che ce lo racconta in alcuni elementi e poi ti chiedo quali saranno i prossimi passi. Intanto vediamo il video con Fabrizio. Ciao, sono Fabrizio Casellato di DB Italia, ho 42 anni e arrivo da Torino. Il progetto finalista Make to Care 2018 consiste nella realizzazione di un sistema che permette la visione a distanza della glicemia rilevata da un sensore glicemico apposto sul corpo di un paziente diabetico. La visione a distanza permette ad un medico o anche ad un papà, come il sottoscritto, di vedere la glicemia del proprio figlio sul proprio PC, sull'orologio o sul telefono, che ad esempio si metterà a vibrare per dire che il figlio è in ipoglicemia. Nel qual caso il papà potrà telefonare immediatamente a scuola per dire alle maestre: date un po' di zucchero a mia figlia che sta andando in ipoglicemia, scongiurando così l'ipoglicemia, appunto, che ricordiamolo, può portare anche a conseguenze gravi. Senza un sistema di visione remota tutto ciò non sarebbe possibile e magari la bambina dovrebbe stare a casa invece di poterla frequentare. Allora, due sono gli elementi che colpiscono, cioè il real time, il monitoraggio in tempo reale, la possibilità che questo avvenga in remoto ovunque sia poi il bambino, quindi anche nei contesti scolastici di gioco. Fabrizio, ti chiedo quali saranno i prossimi passaggi per l'implementazione di DB Yagi? Sì, allora, in commercio ci sono tanti sensori di marche diverse, che hanno peculiarità diverse e che comunicano con l'esterno verso gli altri device in modo diverso. Attualmente Yagi permette di interfacciarsi, io adesso entro un po' nel tecnico perché insomma, le persone che utilizzano i sensori glicemici comunque sanno di cosa sto parlando, con i Dexcom, con il Libre. Prossimamente estenderemo il tutto anche ai Medtronic, probabilmente anche Versense e nella piattaforma Apple con Spike. Grazie davvero Fabrizio, e ripasso la parola a Barbara.
Continuiamo a conoscere i protagonisti del contest Make to Care, i protagonisti di questa fiera, ma continuiamo a conoscere anche i ragazzi che sono stati con noi a vivere la fiera, gli studenti del Master in Comunicazione e Media dell'Università di Roma Tor Vergata. Ora sono con Doriana Guarino. Ciao Doriana. Doriana in realtà ha già una pregressa esperienza nelle fiere, però Doriana, questa è stata una fiera un po' diversa, l'hai vissuta diversamente, spiegaci perché. Sì, innanzitutto è stata la prima volta che ho avuto modo di parlare davanti ad una camera, quindi per me è stato davvero emozionante. Quindi ringrazio sia il Master che voi di Sanofi per avermi dato questa opportunità, e che per me è stata davvero, davvero emozionante, perché davvero io non sapevo di poter riuscire a fare una cosa del genere, che davvero mette davvero tanta emozione. Quindi ringrazio nuovamente tutti voi e niente, grazie ancora. Ok, siamo contenti che loro abbiano, che questi studenti abbiano vissuto questa esperienza, era proprio questo il nostro obiettivo, imparare sul campo e conoscere tante storie, tanti progetti. E io ripasso la parola a Giampaolo per continuare a conoscere i progetti finalisti di Make to Care 2018. Grazie Barbara. Allora, la carrellata prosegue perché abbiamo altri due progetti. In questo caso facciamo tappa a Siena, all'Università di Siena, con Quietud, e abbiamo qui appunto un componente del team di Quietud. Prima di capire meglio il progetto e i prossimi step, ci guardiamo questo videomessaggio. Mi chiamo Patrizia Marti, sono professore di Experience Design all'Università di Siena. In questo progetto coordino un team formato da Università di Siena e due start-up, Glitch Factory e T4All. Abbiamo sviluppato un sistema di gioielli interattivi per persone sorde per fare esperienza del suono attraverso il corpo. I nostri gioielli ascoltano e riconoscono suoni ambientali e li restituiscono attraverso vibrazioni, pattern luminosi o cambiamenti di forma dell'oggetto. Parliamo di gioielli che performano il suono in qualche modo. E allora noi siamo qui in compagnia di Matteo Sirizzotti, ingegnere, responsabile tecnico di questo Fab Lab Santa Chiara che si trova all'Università di Siena. Sapete che le università oggi si dotano di laboratori dove si possono costruire nuovi prodotti, soluzioni, anche insieme agli utenti, anche in una logica aperta. In questo caso noi parliamo di gioielli interattivi per donne non udenti. Ti chiedo come siete poi riusciti a realizzare il prodotto e quali saranno i prossimi passi? Allora, il prodotto attualmente è un prototipo funzionante, siamo praticamente pronti per un'industrializzazione del progetto e siamo arrivati a questo mediante una collaborazione tra entità diverse, quindi noi come Fab Lab abbiamo sviluppato la parte progettuale, in particolare la parte tecnica, quindi tutta la parte di elettronica e programmazione, di sistema diciamo. Poi ci sono due startup dell'università che hanno collaborato al progetto. Una startup si occupa della parte di design, quindi tutto quello che è il design dei gioielli, il design fisico, e un'altra si occupa dello sviluppo dell'applicazione mobile. Allo stato attuale quello che stiamo cercando noi è un piccolo investimento che ci permetta di fare il salto da prototipo a vero e proprio prodotto commerciale, quindi di fatto lo stadio del progetto è questo qui, è abbastanza avanzato. Ecco. Come capirete, insomma, la partecipazione a Maker Faire Roma e ad altre iniziative serve anche per farsi conoscere, per far sì che un'idea che è diventata prototipo e possa poi essere implementata. Recuperiamo qui con noi Lorenzo Riggi di Smart Eyes. Anche a Lorenzo noi abbiamo visto l'RVM, il video che raccontava il progetto. Quali saranno i prossimi step? I prossimi step nel progetto intende? I prossimi step nel progetto saranno principalmente rilasciare l'applicazione sull'App Store il prima possibile e sviluppare altre applicazioni di questa stessa tecnologia, che è fantastica, cioè il poter monitorare gli occhi col cellulare. È una cosa che è molto complicata e che ha molte applicazioni. Pensate soltanto alle nuove macchine che grazie a questa tecnologia possono vedere se il guidatore sta addormentando o meno. Esistono tantissime applicazioni. Pensate davvero l'impatto sulla qualità di vita delle persone e pensate quanto questo oggi passa attraverso le soluzioni in mobilità, attraverso smartphone e tablet, quindi attraverso esperienze di navigazione molto più semplici. Siete arrivati subito all'idea di lavorare in un'ottica diciamo mobile friendly? Sì, ci siamo arrivati subito perché il mobile è il futuro.
cioè il mobile, tutti hanno uno smartphone, quindi tutti possono scaricare applicazioni dallo store senza problemi. In questo senso è il futuro, cioè che se tutti hanno uno smartphone tutti possono accedere ai nostri software, esattamente. Grazie Lorenzo Riggi, ultimo collegamento con il Social Lab per capire insomma che cosa si sta dicendo. No, non abbiamo il collegamento col Social Lab, abbiamo l'intervista a Brand Reporter, sono lì, allora abbiamo un progetto dei Brand Reporter, sapete che siamo in diretta, quindi insomma lo costruiamo strada facendo questi collegamenti, e il Brand Reporter, secondo me, mi dicono da dietro le quinte, ha una bella idea da farci scoprire. A voi, studenti Brand Reporter, Università Tor Vergata. Grazie Giampaolo, sono qui con Luigi Battista, ingegnere biomedico, inventore di un orologio molto particolare che si chiama PD Watch. Vuoi raccontarci il tuo progetto? Certo, PD Watch, Parkinson Disease Watch, significa orologio per la malattia di Parkinson. Si tratta di un dispositivo indossabile, configurato come orologio da polso, e consente di monitorare in ogni momento della giornata ed in qualunque posto si trova il paziente i principali sintomi motori e disordini di movimento correlati alla malattia di Parkinson. Grazie, come ti è venuta questa idea? Allora, diciamo, questa è nata dalla passione per la ricerca da parte mia e da parte di tutto il nostro team. Ci trovavamo a lavorare con degli accelerometri per altri motivi, e siccome io, che sono ingegnere biomedico, diciamo, mi piace molto la ricerca, ma soprattutto nell'ambito scientifico legato alla salute, abbiamo pensato a come è possibile utilizzare queste tecnologie anche nel settore biomedico, ed è nato così PD Watch come orologio destinato a pazienti con malattia di Parkinson e chiaramente per un utilizzo da parte di professionisti sanitari. Grazie mille, un'ultima domanda: quali sono gli sviluppi futuri di questo progetto? Attualmente il dispositivo è utilizzato nell'ambito di uno studio clinico e noi vorremmo che questo dispositivo sia messo a disposizione dei malati di Parkinson e degli operatori sanitari. Grazie mille, Giampaolo, qui è tutto, te la linea. Eccoci qui di nuovo in diretta qui dallo stand, sono in compagnia di Barbara che insomma vi ha tenuto compagnia durante questi 3 giorni. Ci siamo lasciati i vincitori con il loro videomessaggio alla fine, sapete, uno dei 2 vincitori sono quelli che hanno di fatto pensato una soluzione che partiva proprio da un'esperienza personale. Parliamo di 3 studenti di Rimini, e facciamo una cosa, guardiamoci il video e poi ne parliamo di nuovo insieme. Ciao, sono Edoardo Puceri e insieme a Fermi Luca e a Niccolò Vallana facciamo parte del team Tecno Backbrace. Abbiamo 18 anni e veniamo da Rimini. Il progetto finalista a MakeToCare 2018 consiste in Tecno Backbrace, una maglietta che grazie ai sensori e all'elettrostimolazione ti porta a tenere una postura corretta durante la giornata, in qualsiasi situazione tu ti trovi. Inoltre aiuta a risolvere problemi come lombalgia, cervicalgia e cifosi. Eccoci qui, quindi avete ascoltato questo ragazzo che insomma fa parte di questo team che ha vinto. Tra l'altro anche lo scorso anno un team arrivava dalla Romagna. Esatto, era un team di 3 ragazzi di 18 anni, anche loro studenti, anche loro giovanissimi, anche loro hanno ideato una soluzione nata dalla necessità di un amico in seguito ad un incidente stradale, quindi la storia si ripete, però è anche bello insomma rincontrare storie simili, nate da bisogni simili ma con progettualità diverse, vedere insomma che questo continua e che magari può essere anche lo stimolo per altri, magari della stessa scuola, per fare lo stesso e fare meglio. Tra l'altro non sono i soli vincitori, perché sapete che da regolamento MakeToCare ha 2 vincitori, loro appunto arrivavano da Rimini, l'altro progetto che ha vinto, Barbara? L'altro progetto si chiama DB di Biaghi di Fabrizio, anche qui troviamo sempre lo spirito di MakeToCare, un padre con una bambina diabetica che quindi si ingegna per cercare una soluzione, per stare accanto alla figlia e per migliorare la quotidianità della sua vita, quindi pieno spirito di MakeToCare. DB Biaghi è un dispositivo per il monitoraggio del diabete e della glicemia a distanza, insomma abbiamo visto prima il pitch di Fabrizio che ci ha spiegato bene il progetto. Ok, ultimo collegamento noi con il Social Lab e poi la chiusura con tutti gli studenti. Io passo la parola ai Brand Reporter e quindi in questo caso appunto per capire quello che sta succedendo in rete con gli hashtag. Grazie Giampaolo.
Qui al nostro social lab continuano ad arrivare numerosissimi tweet, te ne leggo appunto qualcuno. C'è Simona che scrive: a Maker Faire 2018 vi facciamo sperimentare il design innovativo, il cibo del futuro e un'area interamente dedicata allo spazio. Ecco un tour di tutto quello che troverete che non potrete assolutamente perdere. Ancora c'è Mirko che twitta: bellissima iniziativa quella di Make to Care, innovazione in campo medico con Sanofi Genzyme Italia e Sanofi Italia. Ancora Matteo scrive: non solo health, a Maker Faire Roma l'innovazione tocca tutti i settori. Infine abbiamo Valentina che scrive: terzo giorno live dalla Maker Faire 2018, le invenzioni dei maker e i protagonisti di Make to Care in diretta dallo stand Sanofi Italia Genzyme, seguici sulla fanpage di Sanofi Italia. Per il momento è tutto Giampaolo, grazie, a te la linea. Siamo qui sul set di scena. Io volevo chiamare un attimo Filippo Cipriani. Dov'è Filippo? L'ho visto adesso passare, sta facendo il giro, eccoci qui, non ha impallato la camera. Io Filippo ti chiedo questo prima di chiudere, di farci la foto di gruppo. Abbiamo visto in questi tre giorni tanti progetti, gli otto finalisti, due vincitori tra gli otto finalisti. Che cosa rappresenta Make to Care? Tu che insomma ne sei poi il papà insieme ad altri colleghi del team Sanofi Genzyme. Grazie Giampaolo. Make to Care a nostro avviso rappresenta una grandissima opportunità per mettere in connessione i bisogni e le soluzioni. Qui alla Maker Faire è evidente che ci sono competenze, idee e soluzioni innovative. E le associazioni pazienti, i singoli pazienti aspettano queste soluzioni e la Sanofi Genzyme è molto contenta di fare parte di questo network che noi speriamo crescente e quanto più virtuoso. Tu parli di network, in realtà negli anni si è proprio creata questa grande famiglia allargata, questa comunità allargata. I profili sono ibridi, cioè ci sono i maker, ci sono studenti, ricercatori, ci sono i docenti, ci sono i medici, ci sono i genitori. Chi sono quelli della community di Make to Care? Ma la community di Make to Care è stata descritta, a mio avviso, nel lavoro di ricerca del Politecnico. Abbiamo i pazienti innovatori, quindi singoli individui, abbiamo le associazioni pazienti che li rappresentano, spesso sono fondate dagli stessi pazienti innovatori, abbiamo gli istituti di ricerca, abbiamo gli ospedali, abbiamo i Fab Lab, abbiamo tutta una costellazione di entità for profit e not for profit che, se messe in opportuna collaborazione e, permettimi il termine, contaminazione, possono sicuramente creare un effetto sinergico e accelerare le soluzioni. Accelerare le soluzioni, contaminare le idee attraverso le tecnologie. Barbara, a te la chiusura, vedo che sei con gli altri componenti che abbiamo già intervistato. Sì, che dire, è stata un'altra meravigliosa avventura per noi, come ogni anno siamo presenti qui in fiera, abbiamo lo stand di Sanofi Genzyme, conosciamo storie, conosciamo progetti finalisti di Make to Care, ma come avete potuto vedere in questi giorni conosciamo anche le storie e i progetti dei maker della fiera. Ringrazio veramente tutti, ringrazio i finalisti, tutti i ragazzi dell'organizzazione, dietro le quinte, i ragazzi di LiveMed che sono stati preziosi come sempre. Ringrazio Giampaolo per essere stato qui con me oggi, ringrazio anche i ragazzi del Master in Comunicazione e Media dell'Università di Roma Tor Vergata. Per noi è tutto, vi abbiamo fatto conoscere quante più storie e progetti possibili, vi abbiamo voluto passare lo spirito di Make to Care, che è quello, come si diceva prima, di accelerare le soluzioni per migliorare la quotidianità delle persone che vivono con una disabilità. Grazie mille a tutti, ovviamente l'appuntamento è per il prossimo anno. Grazie.